Animali da palestra, ci troviamo in piscina perché oggi è una bellissima giornata e cucineremo un barbecue. E Nancy è la cuoca oggi, what are you cooking? Beef and chicken. Pollo e carne di vitello, lei è attrezzata, quindi si metterà all'opera. Let's start trying. Okay, this is huge. Damn, that's huge. Anaconda. Mandingo, come on. Yeah. Robert, what does it feel like to cook? It feels like I'm burning my skin. Cutting the knife. We're cutting the knife. Okay. Allora, ragazzi, siamo a stomaco pieno ed è ora di divertirci. Un paio di giorni fa nelle mie storie di Instagram vi ho chiesto di farci una domanda qualsiasi. E che domande avete fatto, ragazzi? Infatti adesso io e lei risponderemo alle vostre domande. Allora, partiamo con la prima domanda e la leggerà Nancy. Ok. Questa qui. Emanuele Donati says. Yeah. Rapporto sentimentale. Rapporto sentimentale. What's our status? Your status. I'm gonna say my status. Our status. Our status. Friends with benefits? Scopo amici. No, we're together. Stiamo insieme. Ok. Seconda domanda di Moad e chiede se verremo a Firenze dopo Rimini Wellness. Are we going to Florence? Yes. You wanna go to Florence? Yeah. What do you wanna see? What's in Florence? I don't know. I mean, architecture, art, just the boat thingy. Is that in Florence? No. Florence is not Venice. Well, Florence, yes. Architecture. Ragazzi, la prossima domanda è la più gettonata fra tutte, ce l'avete chiesta in tanti, e in questo caso il Dan chiede come vi siete conosciuti. How did we meet? Io mi stavo allenando e lei mi ha cacciato la lingua in bocca. Ci siamo conosciuti. No. Okay, you tell them. So we were working out separately but next to each other, different machines, and I asked him how many sets he had left. And I said a very high number. Yeah. Quindi gli ho dato un numero 50 set. Ho detto qualcosa così, lei si è messa a ridere. The next few days. Yeah, we just would casually say like hi to each other. Quindi tutte le volte che ci vedevamo così in palestra. Ci salutavamo, poi abbiamo iniziato a parlare. Then you asked for my number and then we like set up a workout. Poi l'ho invitata ad allenarsi con me un giorno e poi da lì. Yeah, and then the rest is history. Kado Koda chiede: età di entrambi. How old are you? 28. 36. E Mirko Torrini ask us: how many times a week do we work out? 5. Io 6-7. Enrico chiede dove trovi la voglia di spingere in palestra anche quando sei stanco. I like made working out a habit. It starts with first, you know, creating a habit. If you understand why you need to work out and why it's important for you to work out, I think it's gonna make it easier for you to just be consistent with your routine. So having that inner motivation, I think, is really important. Ok, like a purpose. Per me, ragazzi, è una questione puramente di disciplina. Mi alleno ormai da troppi anni, 18 anni per l'esattezza, e come potete ben capire, la motivazione non è più costante, non è qualcosa su cui posso fare affidamento. Sono disciplinato, vado comunque in palestra, sia che ho voglia o non. Un allenamento fatto male sempre meglio che un allenamento saltato. All right, next question. Yamed is asking, who are your favorite bodybuilders? Chris Bumstead and Courtney King. Per me di attuale non c'è veramente qualcuno a cui mi ispiro, eccetto Logan Franklin. Mi piace il suo fisico, penso che sia il miglior fisico estetico che ci sia lì fuori a livello classic physique. Mi ispiro principalmente ai fisici old school, agli atleti old school come Larry Scott e Arnold Schwarzenegger. Stefano chiede: hai mai scorreggiato in palestra, in particolare mentre fai squat? Have you ever farted in the gym? When no. You do squat or some no. Other exercise? No. Cioè, chi dice la verità e chi mente. Io personalmente non quando faccio squat, ma mi è capitato quando faccio la leg press. Ultima domanda a cui risponderemo è di Riccardo: come eliminare il grasso facciale? How to burn fat in your face? Is it possible? I don't think so.
Non è possibile, perché il corpo brucia grasso su tutta la superficie del corpo. E sì, ci sono certe zone del corpo in cui viene bruciato grasso più velocemente piuttosto che altre, però quando si tratta di perdere grasso facciale e avere la faccia più scavata, l'unica cosa che dovete fare è di dimagrire, perdere ancora più grasso, e vedrete che la vostra faccia diventerà più snella, i lineamenti verranno più marcati. Non ci sono altri modi a meno che fate la liposuzione. Bella ragazzi, ci troviamo in palestra per un allenamento gambe, e qui faremo due allenamenti diversi. Io farò un allenamento che consiste di hack squat, leg extension, leg curl, polpacci, alzate dei polpacci alla leg press, mentre lei farà squats, hip thrust, leg extensions, hamstring extension. Okay, and kickbacks. Okay. I primi due esercizi fondamentali faremo un piramidale inverso, quindi inizieremo con 15 ripetizioni, poi 12, 10 e 8, mentre per gli esercizi ausiliari saranno più che altro 4 serie da 10-12 ripetizioni. Allora ragazzi, prima di iniziare l'allenamento metto le ginocchiere, mi aiutano a tenere saldo le articolazioni, a riscaldarle, e decisamente mi sento più sicuro a sollevare pesi pesanti senza problemi, senza sentire dolori alle ginocchia. I'm gonna start with squats. I'm gonna do 4 sets. My first set is gonna be 15 reps, then 12, 10, 8, and then I'm gonna increase my weight slowly. Cosa molto importante per i glutei: scendere completamente quando fate lo squat. Io inizio il mio allenamento qui al hack squat e farò 5 serie, 15, 12, 10, un'altra da 10 e poi 8. A differenza dell'allenamento che fa Nancy, il mio è semplicemente rivolto a mettere massa sulle gambe. Ovviamente per le donne è molto importante andare a creare quelle curve, ovvero lavorare sui glutei. I'm gonna do 4 sets, starting with 15, 12, 10, and then 8. Allora ragazzi, il mio secondo esercizio è la leg extension, farò 3 serie da 12-15 ripetizioni appunto per esaurire completamente i quadricipiti. So what are you gonna do now? Okay, I'm gonna do hamstring extension. Mm-hmm. I'm gonna do 4 sets of 12. 4 sets of 12? Yeah. What are you doing this for? Glutes and hamstring. Hey.
l'ultimo set di questo workout sarà un super set fra la leg curl machine qui da seduto e le alzate dei polpacci alla leg press. Farò 4 serie da 12-15 ripetizioni ciascuna. Abbiamo finito questo allenamento gambe. How you feeling about it? Good. Leg day is always the best day. Sempre l'allenamento più devastante fra tutti. Però ci sta, avete visto due prospettive diverse per quanto riguarda l'allenamento per gli uomini e per le donne. E detto questo, like and subscribe al canale. E a proposito, se volete farvi seguire da me per raggiungere il fisico che desiderate, qui sotto in descrizione trovate il link per maggiori informazioni.